Ciao ragazze, benvenuti sul mio canale. Allora, come avete visto dall'anteprima di questo video, parto subito con la realizzazione di questa nail art, per cui mettiti comoda che iniziamo. Allora, ho iniziato a provare queste tip sulla mano, su questa manina qua, su Isabella. Allora, ho visto che le tip vanno bene posizionate di questa maniera qua. Cosa vado a fare? Vado adesso a posizionarmele qua, perché mi trovo meglio a lavorare su questo supporto qua, per cui le posiziono qua e ci vediamo fra un pochino. Allora ragazze, le tippe sono posizionate in ordine, ce l'ho già qua perché mi trovo meglio, come vi ho detto, a lavorare su questo aggeggino qua. Allora, cosa vado a fare? Io vado a utilizzare questo colore qua, è della Bon Pretty, la numerazione è questa. Allora, è un pochino forte, però come le tippe sono trasparenti, penso, e dico penso, di ottenere il risultato che sto pensando. Vado a colorarmi tutte le tippe di color nude. Allora, se volete potete fare la struttura con un cover già nude, ok? Se state facendo un semi permanente o usate una base già colorata, o semplicemente prendete un colore e colorate le vostre unghie con un color nude, il colore che voi preferite. Allora, io mi preparo a colorare tutte le tippe di questa maniera qua. A questo punto mando queste tippe a polimerizzare per 60 secondi. Allora, mi preparo a dare una seconda stesura di colori a queste tippe. Allora, mano a mano che coloro le tippe, le mando in lampada a polimerizzare. Per ultimo, ragazze, vado a completare il tempo di polimerizzazione, che sono 60 secondi. Allora, tempo concluso in lampada, il risultato è questo. Ragazze, guardate la bellezza di questa colorazione qua. Ve la metto qua con un po' di luce, guardate. Qua dovete stare, allora ragazze, qua dovete stare attente da una roba. Noi adesso dobbiamo fare delle linee molto precise. Non possiamo avere una base con dispersione, ok? Sono due le cose da fare. O prendiamo del cleanser e puliamo la nostra base, o, come faccio sempre io, prendo un sigillante top matte, sigillo le mie tip, così non ho dispersione, e dopo vado a realizzare il mio decoro, ok? Perché, come vi ho detto, dobbiamo andare a fare delle linee precise, e se noi abbiamo dispersione sotto, cosa succede? Che il colore che andiamo a mettere sopra si apre e le linee non verranno né fine né precise. Allora, la cosa migliore da fare è opacizzare la base, come vi ho detto, o con il cleanser o con un buffer molto usurato che non vi graffi la base. Opacizzate bene e basta. Io, per comodità e per velocità, lo opacizzo con questo top matte, che è bellissimo, ragazzi, eh? Molto molto bello. Allora, opacizzo tutte le tippe, mano a mano che le ho opacizzate, le ho sigillate, le mando in lampada, e dopo andrò a impostare il tempo, che sono 60 secondi, ok? Allora ragazze, con questo tipo di nail art che andrò a fare, l'unghia deve essere perfetta, non ci devono essere covette, deve essere limata benissimo, non esageriamo con i colori, deve essere tirato bene, uniforme, ma tirato molto bene. Anche questo passaggio qua di applicare un sigillante top può dare ancora volume alla vostra unghia. Tiratelo bene, ragazze, ok? Tiratelo bene. Io queste unghiette l'ho fatto a una ragazza e mi sono venuta benissimo. Perché? Perché ho avuto molta cura nella limatura e ho avuto moltissima cura anche nella stesura del colore. Peccato che io non le ho fatto la foto. Però ragazze, posso dirvi che ero veramente fiera del lavoro che ho realizzato, e dirvi questa parola qua, una criticona come me, è veramente wow. Però vi posso dire che
quelle unghiette là di quella ragazza mi sono venuta benissimo. Allora, per il momento mando qua, mando anche questa lampada, 60 secondi. Allora, ultimamente mi stanno arrivando tutte le cliente con una foto di Pinterest. Adesso un metodo che devo adottare è quello di, il giorno prima dell'appuntamento, chiederle se hanno già idea di cosa si vogliono fare, perché così almeno riesco a regolarmi con gli altri appuntamenti. Fatelo anche voi ragazze, perché a volte a loro vanno bene delle unghiette semplici, un monocolore, altre volte vengono con delle immagini di Pinterest molto belle e molto lavorate, e questo ci porta via tempo. A volte non abbiamo neanche i materiali e dobbiamo organizzarci. Se capite già più o meno la cliente che avete, che non è una cliente che si conforma con avere un monocolore, le unghiette corte, le vuole elaborate, particolari, allora sappiate ragazze che dovete il giorno prima magari chiedere, o anche in tempo chiedere, cosa si vuole fare, perché così riuscite a organizzarvi. Allora, vi faccio vedere ragazze la bellezza di questo colore qua opaco, e anche l'effetto opaco che mi fa questo sigillante opaco. Ve l'ho detto e ve lo straconsiglio, io le ho presi altri e è stupendo. Guardate ragazze, guardate l'effetto com'è, è opaco opaco. Questo io non devo neanche togliere la dispersione, perché non ha dispersione, non devo neanche pulirle perché rimangono così. Guardate che belle, è bellissimo. Allora, mi preparo per prendere la colorazione per colorare queste. Allora, la ragazza, io le ho fatto la decorazione con questo colore qua. Questi sono, ragazzi, i glitter che si illuminano al buio, sono quelli della Compritti. Dov'è? Sono questi, ok? Sono questi qua, che con il flash si illuminano al buio. Allora, a lei io l'ho fatto in argento e ho utilizzato l'argento un pochino più scuro, però ragazze, mi piacerebbe realizzare questa. Sono indecisa se prendere un color fluo o utilizzare questo colore qua, che è di Passione Unghie Oceano Flash, è il G59. Come non è solo glitter, ha anche il colore sotto, penso si possa prestare bene per fare questo. Mi serve solo un pennellino fino. Provo con questo, vediamo un attimo. Io l'ho mescolato, ragazzi. Voglio provare con questo e vediamo un attimo come viene. Allora, il metodo che io utilizzo per fare la French è questo. Faccio mezza French di là, mezza French girando il dito della cliente. Loro per fortuna stanno ferme e come vedete ragazze, in un attimo è fatta. Adesso sta French, se volevo prendevo colore e la riempivo tutta. Allora, un'altra cosa da fare è questa, mano ferma, come vi dico sempre quando dovete fare questi tipo di decori, se siete di quelli che tremano dovete stare fermissima, non avere niente che vi agiti, ad esempio il caffè. Io ormai so che quando viene questa ragazza non posso prendere caffè, lo dico. Buon Arianna, le dico ogni volta, buon Arianna, adesso ho finito con te, adesso vado a prendermi il mio caffè, perché lei si fa sempre delle unghiette particolari, ha un bel gusto quella ragazzina e fa delle cose molto carine, mi porta sempre delle idee molto belle. Per quello che vi dico, che le unghie devono essere limate benissimo, il colore deve essere tirato bene bene bene, perché voi andrete a contornare tutta l'unghia, dovete andare a fare la French e dovete andare a incastrarla così. E se ci sono delle imperfezioni ragazze, con questo tipo di decoro si vede. Allora, non è un tipo di decoro che vi porterà via tanto tempo, perché come avete visto in un secondo ragazze è fatta, vedete,
è fatta. Adesso io mi preparo a realizzarla sulle altre tipe e fra un pochino vedrete il risultato. Ragazze, guardate l'effetto. Questo è il risultato finale. Guardate che carine. Semplice, come vi ho detto, però ragazze, guardate che effetto. In pochissimi minuti, come vi ho detto, sono realizzata. Il trucco di questo, come vi ho detto durante la realizzazione di questo video, è avere una struttura molto uniforme, avere, fare attenzione con la stesura del colore, avere un pennellino della punta fina per fare questi tratti qua di linea. E guardate qua ragazze, il gioco è fatto, semplicissime da fare, e guardate che effetto carino. Allora ragazze, questo effetto potete realizzarlo o con il glitter, come vi ho detto, o potete realizzarlo con dei colori fluo, potete fare questa nail art qua in tantissime salse, come vi dico, utilizzate color fluo, utilizzate dei colori particolari che non vi vanno tanto, proponeteli per fare questo tipo di nail art, perché come state vedendo ragazze è bellissima da fare. Adesso io vorrei applicare un po' di strass in alcune di queste unghiette per vedere un attimo come si vede. Allora qua ho la mia scatolina di strass sulla tonalità dell'azzurro, celeste, blu, vedete, vediamo un attimo cosa viene fuori. Ecco qua il mio gel cola con il quale incollo le strass, e queste strass ragazze tornano dopo anche 6 settimane, non si scolano per niente. Allora io vorrei applicare queste strass su questo dito qua, sul dito medio. Allora lo applico con la tipe inserita, perché sapete ragazze che queste tipe vanno inserita e un po' in profondità, che così almeno mi riesco a regolarmi dove applicare queste strass. Prendo un strass un pochino più grandicino e lo metto qua in centro, vado in cerca di uno più piccolo, voglio questo piccolino qua da una parte, vedete, e vado in cerca di un altro piccolino, mi sa che l'ho trovato, eccolo qua, e vado a inserirlo da questa parte qua. Vedete ragazze, niente di che, però come state vedendo dà un tocco ancora più bello a queste unghiette. Allora sta in voi se fare il medio, applicarlo anche sul pollice o applicare queste strass su tutte le tipe. Adesso io lavando in lampada un secondino per fermare questi strass per la polimerizzazione. Ecco, la mando in lampada per qualche secondo. Allora ragazze, guardate qua, questo è il risultato finito. Io spero che vi piaccia, vi aspetto sotto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate della realizzazione di questa decorazione così veloce, senza tante pretese, tante cose. Vedete, semplicissime ragazze, e avremo questo effetto qua. Un'altra roba ragazze, se volete qua sotto potete applicare un bianco latte, potete farlo anche con un celeste e applicare questo glitter blu, potete fare dei contrasti, potete dare sfogo ragazze, come vi dico sempre, alla vostra fantasia con le decorazioni, personalizzatele, anche se le ragazze vi portano qualcosa da Pinterest, personalizzate questa decorazione qua, datele il vostro tocco ragazze, guardate. Vi piacciono ragazze? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, e se lo volete ragazze lasciatemi un cuoricino di color blu. Ecco qua ragazze, velocissime da realizzare, sono molto belle, semplici, potete realizzarle in qualsiasi lunghezza e anche in qualsiasi forma. E niente ragazze, se questo video vi è piaciuto vi aspetto con un pollice in su, se ti va lasciami un commentino, e se lo vuoi ci vediamo ancora in un prossimo video. Ciao ragazze!